manifestazione riuscita, parliamo di panettoni, parliamo del nostro territorio, con i prodotti del nostro territorio. E cosa è importante prima di acquistare un panettone? Una bellissima soddisfazione, perché comunque stiamo valorizzando ancora di più il panettone, questa volta arricchito col gelato, quindi si avvicinano le feste natalizie, quindi panettone e gelato è un connubio vincente, ma quello che si denota in questa manifestazione è intanto lo stare assieme, la sinergia e la qualità portando avanti il territorio. Diciamo che il panettone col gelato è una tradizione reggina, perché comunque in ogni tavola di un reggino c'è il panettone col gelato o a Natale o a Capodanno oppure in tutte e due le festività. Per la prima volta abbiamo dedicato un concorso al panettone col gelato, ecco, questo qua sì, però col panettone col gelato, voglio dire, noi siamo cresciuti, quindi per noi è la normalità durante le feste. Ovviamente tipo con questi gusti che hanno presentato i concorrenti è tutto un'altra cosa, magari gusti del territorio, magari qualcuno particolare come quello di Andrea Serra all'Anduia, congelato di Anduia, a cui faccio i miei complimenti perché comunque è veramente un'innovazione e dico la verità, su 16 campioni mi pare che abbiamo assaggiato, 3-4 si distinguevano rispetto a tutti gli altri. Un grande successo anche per il maestro Carruzzi, che porta a casa tanti riconoscimenti anche al primo panettone. Sì, è stato bravo nel mettere praticamente dei gusti del territorio e associarli bene, nello stesso tempo nella temperatura del gelato nel servizio, eppure nel inumidire il panettone in modo tale tipo che non si seccasse con le temperature negative del servizio del gelato. È stata una bella battaglia, c'è stato un livello di qualità molto alto, i pasticceri e i gelatieri si sono sbizzarriti nella preparazione di questo panettone con il gelato, e possiamo dire che abbiamo anche scoperto tanti gusti, perché abbiamo visto tante novità di agrumi, di frutta secca, di tutto quello che comunque possono essere prodotti nel territorio del Reggino. È stata una bella competizione, è stata una bellissima partecipazione, poi abbiamo fatto anche delle belle vetrine, quindi un Natale ricco di pasticceria di carattere, dei pasticceri regine della provincia di Reggio Calabria, che vorrebbero conquistare il palato e le tavole di tutti i cittadini reggini per questo Natale. E noi siamo pronti ad accarezzarvi con i nostri dolci e a deliziarvi con i nostri dolci. E aspettiamo che voi, insomma, veniate a trovarci, così possiamo passare un bel Natale. Signor Carruzzo, lei vince questa rassegna del dolce artigianale, naturalmente il panettone quest'anno con il gelato. Sì, sì, oggi ho vinto tre premi, quindi una coppa vinta meritatissima con tre targhe che mi hanno consegnato, con il panettone che ho presentato oggi. Un panettone fatto tutto con lievito madre, candito, che lo faccio io in pasticceria. È un panettone fatto con...